È stata una settimana veramente molto speciale per me perché mi è nata la mia figlia e sono molto contento, giustamente perché tutto è andato bene, stanno bene sia la piccolina sia la mamma e è un momento molto felice per me. Un sorriso che esprime tutta la gioia per essere diventato papà e un affetto per la cremonese che non può passare inosservato. Samir Wicani, portiere grigio-rosso, kosovaro di nascita, che ha vissuto in Belgio e girato diverse città italiane prima di arrivare sotto il Torrazzo, resterà per sempre legato a Cremona. Sicuramente per tutta la mia vita, perché è nata qua e sarà sempre speciale. La scelta è stata fatta quest'estate, quando sono trasferito qua. La prima scelta è stata prima di farlo partorire in Belgio, dove sono cresciuto e dove ho tutta la mia famiglia. Però quando siamo venuti qua abbiamo conosciuto il dottor Aldo Riccardi. Lui ci ha dato veramente una sicurezza e una tranquillità sia alla mia moglie che a me. Abbiamo scelto di fare tutto qua e siamo molto felici perché hanno fatto veramente un lavoro spettacolare. Ma non solo per me, per tutti quelli che c'erano quel giorno là, sia lui sia tutto il reparto proprio insieme, sono delle persone fantastici e li ringrazio tanto. Nessuna difficoltà nell'esprimere le proprie emozioni e le considerazioni per Samir, che del resto parla cinque lingue correntemente e conosce bene il calcio italiano. Fu proprio a San Siro, quando bambino andò ad assistere ad una partita di calcio, che espresse il desiderio di giocare in Italia. E proprio alla Scala del Calcio ebbe l'occasione di esordire nei professionisti. Ho dovuto lasciare la mia terra quando ero molto piccolo e siamo trasferiti in Belgio passando dall'Italia, che come ho raccontato prima, ho passato verso Milano e ho detto a mio padre che volevo giocare a quel stadio lì a San Siro e tutto quanto. E dopo il sogno è diventato realtà perché ho giocato in Italia, ho fatto l'esordio a Milano e adesso sono in Italia da 10 anni e veramente sono un uomo felice perché tutto sta andando bene e spero che continui su quella striscia lì. Oggi però lo sguardo è rivolto solo alla Cremonese. Il Cavaliere sta facendo un lavoro spettacolare per questa città, per questa piazza, perché sta dando tutto per fare bene a noi e alla piazza. Vuol dire che dipende tutto da noi adesso, speriamo che possiamo veramente con questo nuovo stadio continuare sulla striscia che stiamo facendo di lavorare, di fare punti più possibile, di arrivare più alto possibile a Finano. Il gruppo è un gruppo sano, è un gruppo molto forte, penso che con questo gruppo possiamo fare belle cose, per quello è importante di stare tutti vicini e provare di fare più punti possibile perché non è facile anche ai giocatori che non giocano e sono quelli lì che ci danno quella spinta in più di allenarci ancora meglio. Non lo vedi tante squadre questo spirito di gruppo, per quello è il segreto di questa squadra è il gruppo.